Buonasera a tutti, sono Luigi Onorago, se preferite bentornati su Dragon Zero Combatto, versione sia Groba che Jack, nel mio tentativo di recuperare tutte le cose in cui sono rimasto indietro, tra lavoro. Cos'è caduto? Non lo so. Tra lavoro, ferie e altro. Analisi dell'ultimo Rassamon uscito, che entro 2 giorni sarà già il penultimo, quindi devo muovermi in qualche modo che non so nemmeno io, ovvero piccolo STR del film di Cooler. Da non confondere con piccole STR del film di Metal Cooler che analizzeremo prossimamente. Comunque andiamo ad analizzare il personaggio. Ability free abbiamo 10.654 HP, 11.495 attacco e 6.577 di difesa. Leader Move Hero Strechiesta 130%, non male, non male, può servire per chi inizia se non trova di meglio. Passiva, chi più 1 e stats 200%. Guarda con tutti gli attacchi, attacco e difesa più 50% e media chance di critico per 3 turni dopo aver ricevuto un attacco, il che è ottimo. Riduzione del danno del 15% per ogni move heroes in turno, lui escluso, perfetto. Quando la guardia si attiva, i super ricevono 2 ki e 30% di difesa e un 30% attacco ulteriore quando c'è un extreme nemico. Abbiamo inoltre un ulteriore 5% attacco e difesa contro un solo nemico e un 100% contro due nemici, il che lo porta ad avere un attacco di 350% e 470% per 3 turni dopo aver ricevuto il nostro carissimo attacco. 425% contro un solo nemico, 470% attacco contro un solo nemico extreme e 545% di difesa contro due o più nemici. Ragazzi, sto robo tanca! Tanca molto bene, 30% di damage reduction, più guardia, più 500, devo 500 no, però 400 abbondanti di difesa contro un nemico solo lo rende perfetto per una marea di eventi come possono essere Cell Max, dove comunque ad ability alta, post special, può dire tranquillamente la sua, e soprattutto Broly, dove però se ne fotte altamente di parecchia roba. Con le uscite che stanno venendo, si è ridotto di molto la difficoltà di Broly. Non sono riuscito al secondo try a finire, ad esempio, l'evento in 7 turni, usando un team super che si basava molto sulle active. Quindi stiamo migliorando. Anche ad esempio, scusate, anche ad esempio, Metal Cooler Reza, che analizzeremo prossimamente, con i suoi 8 milioni a botta, diciamo che a Broly gli ha fatto male. Special, attacco e difesa aumentato per un turno e seal l'avversario, perfetto per le fasi iniziali. Link, Brainiacs, Prodigio, Spinner Fighter, Soul Support, Namek, anche questo vorrà Respect Fierce Battle. Dove gioca questo PG? Gioca in qualsiasi team in cui giocate molti Movie Heroes, quindi prevalentemente i Movie Heroes e nei suoi, nelle sue versioni secondarie. Cosa molto interessante la sua presenza in Fused Fighter. Penso sia prevalentemente dovuta al fatto che sia fuso con Nail. Interessante il fatto che lo considerino anche qua. Buono, buono. In quanto avete i Gogeta dei film, che tranquillamente possono star dentro, Red Boys e altro. Se non giocate Movie Heroes, state attenti perché perde un pochino di utilità difensiva, mantenendo la sua offensiva. Tranquillamente il PG potete buildarlo tranquillamente in additional per massimizzare la difesa e usarlo pressappoco in tutti gli eventi, ragazzi. Grandissimo, grandissimo PG, pochi difetti, davvero una grande unit. Io ne ho trovato uno, però so di persone che hanno trovato varie copie. Già l'ability free, tra l'altro, funziona da Dio. Questo è venuto in seguito, noi ci vediamo domani con non so quale dei 50 video che ho preparato, ma devo montare. Penso con la guida come fare tutti i livelli dei robottini se riesco, altrimenti vediamo un attimo, devo ancora postarvi i ticket, quindi ce ne vorrà. Buona serata e alla prossima!